Perché oggi la democrazia rappresentativa è in crisi profonda. Perché è in crisi profonda? Perché vi faccio l'esempio più banale. Questo Parlamento è il Parlamento della Repubblica Italiana oggi. Ma se uno prende questo Parlamento e vede quando è stato votato, 3 anni fa, la discrasia di rappresentanza sostanziale, non formale, sostanziale. Formalmente è il Parlamento, certo, ma uno prende noi, per esempio, rispetto alla nostra forza, siamo totalmente sottorappresentati in Parlamento. Ci sono partiti che sono sovrarappresentati, partiti che non c'erano e che esistono in Parlamento e che magari nel Paese sono molto più deboli di quanto lo sono in Parlamento. E insomma, il tema del rapporto tra quello che succede nella realtà e le decisioni della politica. È un tema che il digitale, se ben utilizzato, riesce a coprire questo gap.